Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Siamo di nuovo qui in diretta tutti e quattro. Siamo tornati dopo le vacanze estive. C'è con noi Slavi Gehring e Giacomo Sinagra e ovviamente vicino a me vedete Edel Caris che è venuto a trovarmi a Napoli. Buonasera a tutti voi, come state? Buonasera. Buonasera. Ciao, ciao. Bene, questa sera cominciamo di nuovo con le nostre puntate di dimostrazione pubblica di medialità, per cui Slavi, come sei andata? Come è stata la tua estate? Tutto bene? Oh, sì, ho già ripreso tantissimo, sto lavorando, va tutto alla grande, io sono prontissima anche per stasera, io sono contentissima che siete tutti qua con noi perché stasera sarà una serata come sempre molto bella, molto intensa, siamo cariche per voi e vi preghiamo per favore di mandare il vostro pensiero ai vostri cari così si uniscono anche loro a questo incontro tra mondo materiale e il mondo spirituale. Sarà una bella serata. E poi, visto che oggi Gaetano lavora insieme con Edel proprio nello stesso spazio, genereranno tantissima energia. Perciò, ragazzi, Sì, ci siamo preparati tutto il pomeriggio, infatti. E Giacomo, tu come stai? Com'è andata la tua estate? bene, devo dire, mi sentite? Sì, perché sai Sì, che un po' basso, ma ti no. sento. Sì. Devo dire bene perché nonostante il periodaccio che abbiamo passato è andata, ormai per me è quasi finita, è l'ultimo mesetto e poi si cala, però è andata tutto bene, devo dire, no, non mi lamento, ci sono realtà veramente preoccupanti in giro. Sì, certo. E tu, Eden? Io benissimo, sono felicissima di essere con tutti voi, sono felicissima di essere a Napoli, di essere accanto a Gaetano e non vedo l'ora di iniziare. So che siamo già tutti pronti. Siamo già tutti pronti, però io ho voluto fare un po' di conversazione proprio per aspettare tutte le persone. Abbiamo già 88 persone collegate in questo momento, per cui sono sicuro che presto raddoppieremo questo numero e per questo volevo, infatti siamo già a 99, e per questo volevo parlare un po' e parlare di tante cose, beh, di tante cose, di alcune cose. E come sapete, oggi abbiamo cambiato un po' perché prima facevamo di giovedì. E adesso abbiamo deciso di fare l'ultimo mercoledì del mese, solo che il 30, che è la settimana prossima, non ci sarà, non eravamo un po' impegnati, quindi abbiamo deciso di farlo oggi, che è il 23, però dal mese prossimo, ogni mercoledì di fine mese, saremo tutti e quattro insieme, tutti insieme a voi. Ok? Quindi ricordatevi, segnatevi nel vostro calendario questa cosa e poi verso la fine della nostra serata vi racconteremo di una iniziativa molto particolare che abbiamo pensato di fare tutti insieme per aiutare dei bambini bisognosi, ma di questo parleremo poi dopo. Va bene? Allora vogliamo cominciare? Sì, sempre le ultime raccomandazioni, quando iniziamo vi prego di rispondere solo se riconoscete le evidenze e quindi se potete evitare di mandare i saluti così che sia facile poter leggere le risposte e poter comunque riuscire a mantenere il contatto, anche perché Gaetano dovrà leggere e nello stesso tempo lavorare in qualità di medium. Quindi intanto grazie a tutti. E poi Giacomo, farai anche le tue registrazioni, vero? Esattamente come le ultime volte, mentre voi canalizzate ed esponete tutti i minuziosi dettagli che date, io cercherò di estrapolare delle frasi metafoniche. Ricordo sempre che ci sono occasioni in cui queste frasi metafoniche hanno proprio inerenza precisa, come è successo l'ultima volta con il contatto fatto, però per un buon 70-80% arriveranno dei messaggi molto molto generali di fiducia nella vita dopo la morte. Quindi sarà proprio un ulteriore aiuto, diciamo che è un qualcosa di aggiuntivo alle connessioni che già state dando. Quindi per me si può partire.
Bene, salutiamo tutti e salutiamo anche con un grande abbraccio Annalisa Perrino che si è collegata in questo momento. Grazie Annalisa per essere qui con noi e grazie a tutti voi, Laura, Orietta, Adele, Stefania, tutte le nostre amiche care che sono e ci seguono sempre con tanto affetto. Buonasera a tutti ancora. Allora, cominciamo ragazzi. C'è il mondo spirituale che è tutto intorno a noi e vuole proprio dare dei messaggi questa sera, quindi noi siamo qui ad ascoltarlo. Inizio io? Vai. Ho la sensazione di avere con me dal mondo spirituale un signore. È un signore che mi dice di essere passato nel mondo spirituale da pochi mesi, quindi è un lutto recente. Ho la sensazione che lui avesse una malattia, ma che abbia avuto delle complicazioni a causa del periodo che abbiamo attraversato. Questo signore mi dice subito di voler comunicare con la moglie e con i figli e mi dà un nome. Ora non so se è Luigi o Gianluigi, è un nome di questo tipo, è Luigi o Gianluigi, potrebbe essere che il nome lo accorciano, quindi sento che il nome è più lungo, ma mi rimane Luigi. Sento una personalità molto decisa, un signore che ha lavorato tantissimo nella sua vita, ha sempre preso delle decisioni, ha avuto un grande rispetto verso la propria famiglia e le ha difeso sempre, perché nel parlare che ha difeso sento delle dinamiche familiari da parte di albero genealogico, che dentro c'erano incomprensioni, diciamo, magari un po' di conflitti, lui cercava sempre di mediare qualsiasi cosa che stava per nascere. Quando era un pochettino più giovane, ma era già sposato, aveva un rapporto abbastanza complicato con la famiglia di origine della moglie. Non lo so se c'erano qualche incomprensione, però comunque doveva mettere a posto determinate situazioni che dopo tutto si era raddrizzato. Io anche ho visto questi conflitti e diciamo che nell'età matura invece lui ha avuto dei conflitti, o forse ci sono due figlie che hanno avuto dei conflitti tra di loro. Sento dei problemi che avevano comunque a che fare col padre, però forse di problemi finanziari piuttosto che perché sento i soldi, no? Per cui sento magari non so se il papà ha lasciato un'eredità, però c'erano delle cose che non quadravano in un bilancio, no, ecco, non quadravano nel bilancio, per cui ho sentito forte l'esigenza di quest'uomo che adesso nel mondo spirituale di tornare per cercare in qualche modo di mettere pace tra queste due figliole che sono, diciamo, un po' ancora in lotta tra loro. Questo signore mi dice anche di avere una ricorrenza nel mese di marzo, e quindi è una ricorrenza che riguarda la famiglia. Non so ben capire in questo momento se è un compleanno o se è qualcuno che va nel mondo spirituale, però marzo ha un significato per lui molto importante. Sento che alla fine della sua vita lui prendeva parecchie medicinali, perciò non è stato un trapasso inaspettato, c'era un processo che lo ha portato e le malattie erano diverse di quelle malattie, perché si vede che c'era un complesso di vari disturbi, mi sta mostrando anche la pancia perché sento qualcosa legato alla parola gastro, ma non so ancora di preciso quale esattamente l'organo è stato preso, perché mi dice che stava prendendo le pastiglie che potevano aiutare un attimo proprio in questa parte, faceva fatica a mangiare e digerire.
Ed era anche un uomo che quando stava bene amava andare in campagna o perlomeno all'aria aperta, perché lo vedo proprio che respira a pieni polmoni, proprio come se lui amasse stare in campagna o in montagna dove poteva respirare un'aria buona. Per cui quando verso la fine della sua vita sembrava che non potesse più respirare, questa cosa proprio gli ricordava quando invece lui poteva andare in campagna o in montagna rispetto all'aria aperta a respirare. Aria buona e pulita. Ritornando al discorso della sua salute, ciò che lui sta dicendo è che era da tempo che era in cura e sua moglie lo aiutava, essendo che lui non era una persona che amava tanto andare dal medico, quindi c'era la moglie che lo aiutava in quello che era il decorso della sua malattia, una malattia che però poi ha delle complicanze. Esattamente per il periodo che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando tuttora. C'è Patti che dice: io conoscevo un signore morto per Covid, ma per complicazioni. Il figlio però si chiama Gianluca, è un lutto che mi ha colpito molto. Non so se c'è attinenza per quello che sto ascoltando. Sì, io anche io. Sento una morte molto lontana nel tempo e anche il signore non vedo che era molto anziano, nonostante i figli sono già grandi, molto anziano, sto parlando di 80 anni e secondo me è trapassato prima, attorno al 70, magari aveva attorno a 70 anni, se, un po' 72, 73, ha toccato quell'età lì. Mi sta parlando di animali e io credo comunque che sto parlando di qualche animale domestico che poteva avere perché mi fa vedere un animale che esce all'aria aperta. Tra l'altro parlando delle passeggiate lo vedo camminare e, insieme, cioè, credo un cane, visto che stiamo parlando di passeggiate di questo genere con un animale, sì. Allora, questo signore mi parla anche di avere una casa e una villetta che è il suo orgoglio, perché dopo parecchie fatiche sostanzialmente riesce a finirla. Ho anche la sensazione che ci abbia lavorato fisicamente. Dice questa signora Rita, quello che ha affermato ora Gaetano è in risonanza molto con mio padre, anche i conflitti familiari e la data di marzo, ma lui è finito circa 3 anni fa. Invece Viviana dice: potrebbe essere mio padre, amava la campagna, deceduto 8 anni fa, amava i cani alla campagna, mio fratello è andato via nel mese di marzo. Però allora, questo signore che viene dal mondo spirituale è un signore che dice di aver avuto una malattia e che quindi era in cura. La zona dello stomaco l'ho detto anch'io in qualche modo, ma ciò che poi lui mi fa capire è che ha delle complicanze per ciò che stiamo vivendo, quindi io non ho la sensazione di andare indietro così tanto tempo. Insiste su io anche Gianluca ho difficoltà a prenderlo perché questo Luigi è un nome che continua a farmi risuonare. Gianluigi. È un nome di questo tipo. Io avverto continuamente freddo, ma non sento che questa cosa è legata a me. Piuttosto è come o febbre o un tremore nel corpo. Mi sento mani fredde, piedi freddi, ma so che questo mi sta mandando il Signore. E io avverto anche che prima, proprio pochi attimi, piuttosto che attimi, qualche momento prima che lui andasse nell'oltre, è come se ci fosse stato intorno al suo letto tantissime persone che lui conosceva, per cui sebbene prima aveva questo freddo che sembrava appunto di aver paura, invece si è molto rasserenato perché ha visto intorno a sé familiari, energie che comunque gli erano vicine, che gli erano forse lì venute per, non forse, erano venute lì per aiutarlo durante il suo trapasso, ecco. Avverto anche questo suo ultimo
l'ultimo passaggio che ha fatto, che non era proprio agonia, però è stato il momento abbastanza complicato e sofferente per lui nel trapassato. Infatti, questo ha dato ai familiari un po' di sofferenza proprio di vedere questi ultimi momenti. Però lo stai dicendo che per dare la serenità a loro, che non sentivo, non avvertivo nulla di quello che loro hanno visto e lui ha trapassato per lui serenamente, perciò possono stare tranquilli. Assolutamente, sì. Questo è quello che ho visto anche io. C'è qualcuno che lo sta riconoscendo? C'è qualcuno che lo sta riconoscendo, Quindi non in quello che abbiamo scritto. rifacendo quello che è il. La somma di ciò che abbiamo detto, un signore che va nel mondo spirituale è un signore che non è giovanissimo, quindi è un signore anziano. Lui è sposato, ha dei figli, già stava curando una malattia, ho la sensazione che fosse cronica, però ha avuto delle complicanze per quanto riguarda il periodo che noi stiamo vivendo, complicanze dovute anche a difficoltà di respiro è un signore che dà un nome, non so se sia Gianluigi, dice Luigi, ma capisco che c'è qualcos'altro prima, il Allora, mese di c'è marzo. Viviana che dice mio nonno, perché quando abbiamo detto c'è qualcuno che lo Sì. riconosce, Viviana ha detto io. Dice lei che c'è mio nonno, si chiamava Luigi. Sì. Ok. Poi, e lei la persona che diceva prima, potrebbe essere mio padre, amava la campagna, deceduto 8 anni fa, amava cani e la campagna. Ok? Mio fratello è morto invece da qualche tempo, poco tempo fa. E poi continua nel dire: abbiamo una villetta a Carini, suppongo che sia in campagna. E il nonno si chiamava Luigi, ma penso che sia un po' vago in realtà. Allora, sinceramente, questo signore che viene dal mondo spirituale non mi dà la sensazione che sia da così tanto nel mondo spirituale. Starei veramente su ciò che abbiamo detto e quindi sul tipo di malattia che curava, sulle complicanze che ha avuto, sul fatto che è sposato, ha dei figli, amante di quello che è il passeggiare, il camminare, ricordi nei suoi momenti difficili quando aveva difficoltà a respirare. Il mese di marzo è un mese dove c'è una ricorrenza. Amante degli animali, se non erro, Della e campagna. della campagna. Cioè, Slavi, cos'è che avevi detto? Che non. scusa, prima che tu parli, Slavia, c'è una signora che dice: penso sia mio marito Valerio. Però, Franca, se ci puoi dare più informazioni su tuo marito, magari poi se riesci a mettere insieme tutti questi pezzi che ti stiamo dando, queste evidenze, Questo ce lo nome, dici, questo nome, il Luigi nome, o Luigi, Gianluigi? Gianluigi, Giovanni Luigi, c'è un Gian prima. Allora, è una persona che non è trapassata subito, ha avuto il suo periodo della malattia dove ci sono state delle complicazioni, perciò sento che non è un marito, non è un fratello di qualcuno qua, ma piuttosto padre. Mi fa vedere, tanto per riassumendo, che mi fa vedere una nascita in famiglia, o c'è un bambino che è nato non tanto tempo fa, o qualcuno o incinta, o stanno cercando un figlio che sarebbe molto contento di avere un nipote. C'è una signora che dice: mio padre si chiamava Enrico Luigi, tutti lo chiamavano Luigi, ma è morto 8 anni fa di infarto, ma aveva il morbo di Parkinson, 26 marzo, il suo compleanno. No, 8 anni fa è veramente importante. È importante anche per me, non lo sento per lui. Maria, no, Mary dice: mio padre è andato via, forse l'abbiamo trovata. Mary dice: mio padre è andata via a marzo, mio figlio si chiama Luigi, è nato in campagna,
amava la campagna, ha una villetta al mare che lui amava molto, non era anziano, aveva problemi respiratori, era in cura ma aveva 65 anni. Secondo me è lui. Ci siamo. È il papà di Mary, Ambrosino. Sì, perché è andato via subito in 5 minuti. Le informazioni che dà non, cioè, non è che le si possono cambiare, però intanto che tu le leggevi io sentivo che l'energia è questa. Quindi, e poi dice sì. Sì, è nato suo nipote Luigi, che non ha mai incontrato, mia sorella era incinta, quindi ci sono le due sorelle di cui parlavamo anche all'inizio. Perfetto. Senti, questo signore qua è un signore che a livello caratteriale si pone in un modo serio. Io vorrei dire che lui in vita è stato un gran lavoratore. Mi fa anche avvertire che è stato un uomo che quando diceva una cosa era quella. Di primo impatto poteva sembrare serio, ma in realtà sono quelle persone che poi conoscendole sono veramente buone, molto dolci come persone. Bene. Allora, abbiamo trovato. È il papà di Mary Ambrosino, quindi siamo molto contenti. Avete di avere... Se no le do un messaggio. Sì, dal messaggio... Dice che il papà si chiamava Michele. Lui viene dal mondo spirituale, perché dice che vuole parlare con la moglie e con i figli per assicurarli sul fatto che sta bene. Il suo pensiero è un pensiero dove ha provato così tante volte a darvi dei segnali. Voi dovreste aver avuto comunque dei segnali da parte sua, ma ho la sensazione che forse non li abbiate capiti fino in fondo. Lui vuole farvi sapere, farvi capire che vi è vicino e che quello che è il trapasso è stato solo un cambiamento, ma la sua vicinanza è costante a tutti voi. Grazie. Io ho qualcuno? Sì, anche io, però vai fino a tu, Slavi. Vado io? Sì. Okay. Qui con me un ragazzo, un uomo giovane, e prima cosa che ho notato sono i capelli lunghi. Non sono molte ragazze che infatti tagliano capelli, fanno anche taglio di capelli un po' particolare, anche se lo sento un po' arruffato. Un ragazzo alto, io percepisco anche magro, mi fa vedere le sue mani un po' magrini, snello, in quanto possibile, sì, direi snello. Sento che aveva tantissimi interessi nella vita, ma si chiudeva ogni tanto nella sua stanza, perché aveva bisogno di... sento nascere dentro nella sua testa come la musica, le parole, poesia. Voleva tantissimo esplorare proprio il mondo d'arte, artistico in generale. Mi parla anche della recitazione, magari voleva provare le sue forze anche in qualcosa del genere. Perché sento che cercava di parlare come da palcoscenico, sento nelle sue orecchie delle cuffie perché ascoltava la musica, però lo vedo molto, molto sbiadito, molto, molto bianco. Sento che è trapassato attraverso una malattia e lui cercava di vivere e fare più cose possibile. Mi fa sentire mal di testa, come ogni tanto gli dava qualcosa, gli dava tanto fastidio, e questo essere bianco poteva essere proprio qualche attacco a livello cerebrale o sì, un qualcosa, sento qualche disturbo che ogni tanto dovevo proprio scuotere la testa o tenere la testa così per via del dolore. Mm-hmm. È trapassato e mi fa vedere l'ospedale,
dove è stato ricoverato dopo un attacco. Ha detto era come un attacco fisico che. Non credo che sto parlando di una epilepsia, ma una cosa simile quando da un attacco molto strano e quando è andato in ospedale non è più tornato, era una cosa troppo forte, ma la famiglia lo sapeva e cercavano infatti di sostenerlo, ma erano pronti che poteva succedere. Io percepisco che questo ragazzo era anche un ragazzo sportivo, gli piaceva tenersi in forma, anche seguiva una dieta molto particolare. Non so se mi dicono che era vegetariano o vegano addirittura, comunque aveva una vita molto sana perché gli piaceva correre. Lo vedo proprio correre riva al mare, nel senso che non proprio sulla spiaggia, ma lo vedo correre su un porticciolo. Vicino lungo il mare, e mi dà l'età di 23 anni, intorno a un ragazzo abbastanza giovane, ecco, che è abbastanza io percepisco, è come se lui dentro di sé già sapeva che avrebbe avuto una vita breve. E questo lo ha detto ad una sola persona, lo sapeva forse, non so se era la mamma o era un'amica, si era confidata con qualcuno, si era confidata con qualcuno proprio rispetto a questa cosa. Allora, io ho la sensazione che questo ragazzo qui fosse molto estroverso e che quindi amasse in modo particolare la vita, ma fare tutto ciò che gli piaceva. Ha un'energia molto forte ed è un carattere che quando vuole fare qualcosa lo fa, ma lo fa sorridendo. So che attorno a lui ci sono parecchie persone perché nel modo con il quale si pone è un ragazzo che sorride sempre. Questa sua caratteristica fa sì che le persone gli volessero bene. Mi dice che molto velocemente entrava in simpatia e soprattutto in amicizia. Era una persona che accettava tutti indistintamente. So che c'è un ragazzo in particolare, questo ragazzo deve essere un suo amico con il quale lui aveva un rapporto molto stretto ed è un amico. Storico, come si suol dire, che quindi conosce da diverso tempo. Mi fa vedere sul collo che portava tipo una medaglietta, cioè il suo collo non era vuoto, mi fa vedere proprio qua sul petto, guarda che c'ho una cosa importante e questa cosa sicuramente è rimasta in famiglia. Portava altri accessori, ogni tanto li cambiava, magari aveva anche orecchino, questo potrebbe essere perché vedo un po' di metallo su di lui. E probabile che sapevano già tutti in famiglia che questa malattia non è che è arrivata all'improvviso, magari già da piccolo soffriva o magari era anche nato così, con qualche difficoltà. Allora, sì, mi sta parlando dei amici, infatti, aveva anche amico del cuore, questo confermo, quello che aveva un po' la sua passione. Non mi sta parlando de delle ragazze perché aveva. Non è che evitava le ragazze, però non era quella sua priorità, magari nel vivere, voleva vivere altri tipi di passione. E anche suo amico non sembra di essere fidanzato per la compagnia, no? Se tu sei così, anche io non è che mi butto adesso di cercare una ragazza. Io lo vedo anche molto legato ad una nonna, sicuramente legato alla madre, ma anche molto alla nonna, cioè questa signora anziana dove lui andava per confidarsi, dove andava proprio a cercare consiglio, tutte le cose che lui magari se era indeciso per qualche cosa, andava dalla nonna materna, si sedeva vicino alla nonna e gli raccontava tutte queste le cose che gli succedevano. Quindi c'è questa figura femminile vicino a lui, anziana, e io sento che la nonna è ancora in vita e che era lì che parlava con lui. Questo ragazzo ha sempre avuto la convinzione di riuscire a superare questa sua malattia e quindi ci reagiva.
il modo con il quale si poneva era anche quasi di supporto alla famiglia, quindi cercava sempre di sdrammatizzare. Ho la sensazione che lui abbia avuto una ragazza, ma quando era adolescente, e che questo tipo di legame, amori giovanili, sotto un certo aspetto lo abbia deluso, e per questo motivo poi lui abbia deciso comunque di vivere la sua vita. È consapevole di avere un qualcosa che sotto un certo aspetto gli può creare problemi e sa che la sua vita non sarà una vita lunga. Per questo motivo lui poi decide di rimanere solo. C'è Annalisa che dice: siete sicuri? Siamo sicuri dell'età? Sembra mio figlio. Io continuo a vedere 23 davanti a me, però mi potrei anche sbagliare. Potrebbe essere anche un numero che ha a che fare, ad esempio, con una data, però, Quindi, il 23 potrebbe anche rappresentare un numero con un significato preciso, al di là di quello che possa essere, però, l'età. Ho un nome, però non so a chi legarlo. Io sento nome Mariano. Se magari può corrispondere a qualcosa o a qualcuno. Poi mi fa vedere comunque che ha provato su qualche strumento musicale, perché vedo veramente le dita molto predisposte a suonare qualcosa. Non ha mai fumato il ragazzo, proprio non le è mai piaciuto e Era questo. molto salutista, proprio gli piaceva proprio non bere, proprio diciamo era inusuale rispetto ai ragazzi di adesso. Perché qualsiasi tipo di dipendenza per lui era una cosa proprio, cioè non le apparteneva. Infatti. Io vorrei dire, non so se ha molto senso, però mi sta dicendo che c'era una camicia in particolare che gli piaceva molto. Non so se fosse stato un regalo particolare, questa camicia c'è ancora. È una camicia che amava, gli piaceva. Mi fa vedere la sua stanza. Camicia. Mi fa vedere la sua stanza e vedo il letto non molto grande, non è proprio un doppio letto matrimoniale, no, è più piccolo e deve essere un copriletto. O era obbligo a casa che lui doveva mettere qualcosa sopra il letto perché si sedeva molto spesso lì, che dimenticava, o era lui così ordinato di mettere, però lui si ricorda benissimo di questo letto, ben fatto. C'è una signora che dice, però poi non dice altro, sembra la storia del fratello di mio marito, ma non dice poi, non aggiunge altro. Se vuoi per piacere aggiungere altro rispetto a questa cosa che stai dicendo, potremmo vedere se riusciamo a trovare delle evidenze. Magari prova a ripeterla, Sabi. Ricapitolare tutto. Allora, un ragazzo giovane che è trapassato attraverso una malattia in ospedale. La famiglia sapeva già che lui non stava bene perché potrebbe essere che la malattia era così lunga, addirittura o dalla nascita o da tenera età, disturbi piuttosto a livello della testa. È un ragazzo molto creativo che voleva entrare proprio nel mondo artistico o con il suono, con la voce, con la recitazione, gli piaceva fare un po' di tutto. Aveva dei amici, al momento quando è trapassato non aveva la ragazza e aveva un miglior amico, che anche quello sembra che non aveva una ragazza, perché li vedo insieme passare tempo, proprio forti amici. Cos'è che ha detto ancora? Allora, avevo detto che quando era adolescente lui deve aver avuto una ragazzina, ma che poi a seguito di una delusione decide anche per quanto riguarda la sua situazione di salute di rimanere solo. È estroverso, con molti amici, è un ragazzo che fa amicizia nell'immediato e che sorride. Il percorso della sua malattia lo fa dando quasi aiuto ai suoi cari e quindi cercando di strammatizzare, continuando nella convinzione che
sarebbe riuscito comunque in qualche modo a superare quello che è questa malattia. Avevi detto anche un nome, tu Sì, Slavi, Mariano. nome Maria. Io vorrei anche aggiungere che mi arriva anche un nome che è Bruno. E Bruno. quindi vorrei chiedere se uno di questi due nomi ha un senso. Allora, dice, a tratti sembra mio fratello Michele, aveva 31 anni quando è andato via per un tumore, non aveva malattia da nascita, era un pittore da ragazzino, suonava. Lui aveva una ragazza, ma anche un migliore amico, inseparabile. Alcune cose coincidono, altre no. Ok, ma c'è qualcun altro che può dire un pochettino di più? Poi c'è mio figlio, era sportivo, leggo da qui da Bilal perché qua queste cose non escono dal telefono. Quindi dice: mio figlio era uno sportivo, voleva fare l'attore, doveva fare un provino, ha avuto una ragazzina che l'ha deluso, è morto in ospedale per un gliobastoma multiforme. E poi qualcun altro dice: io conoscevo un mio ex compagno di scuola, morto giovane, biondo, si chiamava Mauro, morto diversi anni fa, aveva una malattia dalla nascita, era una malattia ai polmoni, però non so se avesse passioni musicali, non avevo rapporti con lui. Okay. Testa è molto importante perché tutto partito dalla testa. È importante possono confermare anche qualche nome. Poi mi faceva vedere questa medaglietta, ma proprio doti di attore lo sento molto fortemente. Questa prova di recitare, di una volta magari entrare sul palco, magari si registrava anche con video o qualcosa per riguardarsi. Questa camicia che lui nomina, una camicia che ha un significato particolare, ho la sensazione che sia stato un regalo alla quale lui teneva. È una Sì. camicia particolare che tuttora è in casa. Poi la medaglietta e anche il letto, questo copriletto per qualche motivo mi fa vedere. Poi adesso vedo Natale, proprio da Natale come la data o il periodo lì attorno, perché mi fa vedere un regalo che lo sta tenendo proprio così, nelle due mani. Devo capire che cosa si riferisce. Ho voluto fare un regalo, era preparato. Allora c'è Annalisa, di cui abbiamo parlato prima, dice: mio figlio era uno sportivo, voleva fare l'attore, doveva fare un provino. E ok, l'abbiamo detto questo, però adesso leggo chi è. Lo zio si chiamava Bruno, e Alessandro aveva la camicia degli scout a cui teneva tanto, La camicia e aveva la medaglietta e il letto preciso. Per cui nel senso che faceva il letto molto molto precisamente. Forse è, non ho capito bene se è il figlio di Annalisa. Allora, secondo me. Il figlio di Annalisa. Mio figlio era sportivo e voleva fare l'attore. Però è morto di questa malattia, glioblastoma multiforme, che non so che cosa sia. Non so se è una cosa che colpisce la testa, devo dire. Scusate l'ignoranza, ma non lo so. È la signora che prende il nome Bruno? Sì. Ok. Lo dico. Credo che ci siamo. Sì. Visto che ha fatto vedere tantissimo questa sua vita. Scusa Slavi, dice: sì, mio figlio è morto di un tumore cerebrale. Ci siamo. È lui. Io sono contenta che è venuto questo ragazzo perché sento un amore incredibile, un ragazzo molto gentile che per tutto questo tempo è rimasto mentre parlava Edel prima con altro contatto e stavo qui ad aspettare, molto umile, veramente un bravo ragazzo e sono molto contenta di averlo vicino. Visto che ha parlato tantissimo della creatività, lui vorrebbe portare questa cosa in famiglia. La domanda se c'è qualcuno in famiglia che vorrebbe fare la vita
artistica, se ci sono già dei artisti in famiglia, perché lui vuole incoraggiare, perché questo modo di vedere il mondo, magari poco solito, solo casa, lavoro, lui vorrebbe, non so, una vita colorata, piena di musica, delle risate, la compagnia, e allora cerca di incoraggiare tutti, di uscire, di fare qualcosa significativo, quello che porta la passione nella vita, perché lui aveva la sua passione, nonostante tutto, continuare a vivere, sperimentare fino all'ultimo momento della vita, come ha fatto lui. In un certo senso ha fatto un esempio per qualcuno della famiglia adesso che magari non riesce ancora a vivere a pieno, ha tanti progetti, tante idee, però non riesce a lanciarsi. Allora vuole incoraggiare, perché se può sempre fare e avere così tanta forza per riuscire, usando la mente un po' creativa. Questo è il messaggio, grandissimo, grandissimo abbraccio da parte sua. Dice ancora Annalisa: è sempre stato un ragazzo gentilissimo, educato, ha nascosto la sua paura per salvaguardarci. E poi ti fanno i complimenti, Slavi, e dice: sì, come la mamma che purtroppo non ha avuto la vita che voleva. E quindi sì, bene. Bene, allora adesso io vi parlo del nonnino che ho io da qualche tempo. Qualche giorno percepisco questo signore molto anziano che nell'età è diventato cieco. È diventato cieco per un incidente stradale in bicicletta. È un uomo che amava tantissimo andare in bicicletta e l'ho visto sempre in una strada di campagna, lungo una strada di campagna che camminava, cioè andava in bicicletta perché era la sua passione. Ancora da ragazzo, adolescente, quest'uomo amava andare in bicicletta. Dice: ho avuto anche una macchina, ma la mia passione era quella della bicicletta e andava su questa bicicletta anche al lavoro. È un uomo molto magro, con una coppola in testa, è sempre anche vestito non elegantemente, ma mai trasandato, per cui sembrava che avesse sempre una giacca, un pantalone, un completo. E mi dice: sono qui le mie figlie. E poi sento anche un nome, Enrico. Sento questo nome molto forte perché è arrivato proprio in queste ore che mi stavo preparando per questa serata. E Allora, verso la fine, scusate, verso la fine ha avuto un incidente, proprio qualcuno lo ha scaraventato dall'altra parte e in seguito a questa caduta ha sbattuto la testa e ha perso completamente la vista. Per cui poi io lo vedo in età più avanzata, più adulta, camminare con questo bastone di quelli là antichi, che lui questa cosa non gli piaceva, sebbene era un uomo che quando andava in bicicletta, ma poi anche verso la fine della sua vita, scherzava molto, era un uomo molto gioioso, molto aperto, molto socievole. E faceva ridere tanto gli altri, nel senso che li metteva sempre a loro agio e li faceva sorridere, ecco. Io ho la sensazione che questo signore qui fosse di base un signore umile, un signore molto, molto propenso ad aiutare le persone. Mi fa capire che il posto dove lui ha vissuto è un posto che riguarda il Nord Italia. So che ha a che fare con del verde, non so come dire, ma mi ricorda tanto i paesini circondati dal verde. Mi fa anche capire che nella sua vita lui ha lavorato veramente tanto e che ha un legame particolare con un figlio. Ora non so se è il figlio o se è il marito di una delle figlie che considera come un figlio, quindi il genero, ma c'è un rapporto stretto di stima. È una di quelle persone che quando mi dice davo la mano, gli accordi erano fatti, quindi una persona vecchio stampo. Dove quando diceva qualcosa tendeva ad essere quello, mi fa capire che era il capofamiglia e che sostanzialmente, nonostante che lui avesse perso la vista, manteneva comunque in casa una forma di severità, di comunque Autorità. manteneva il suo ruolo.
mi fa vedere la sua casella della posta. Non lo so perché, ma la vedo piena di tanti diversi giornali, di cartoline. Non lo so se faceva proprio iscrizione per ricevere sempre più riviste, perché gli piaceva, vedo tante cose nelle mani e mi fa vedere delle lettere scritte a mano. E questa è una vera apposta. Quando arriva una busta, e lui era molto contento. Si vede che magari qualcuno gli scriveva e aveva questo tipo di corrispondenza. Vedo proprio prendere tanti giornali, e si sedeva e prendeva la sua ora, la sua pausetta per poter leggere tutto. Magari leggeva anche mentre mangiava. Era di buona forchetta e c'era a casa la moglie, credo che sto parlando della moglie, che cucinava benissimo perché vedo questi piatti già pronti. E lui era molto rispettoso verso questo talento della moglie perché vedo che sta gustando tantissimo i piatti. E mi ha fatto vedere una lettera che lui, in particolare, che lui scriveva con una sorella che viveva negli Stati Uniti. Aveva questa sorella che viveva in America perché lui mi ha fatto vedere proprio quando lui l'ha accompagnata alla nave per andare in America. E quindi vedo proprio che lui dal porto, dove c'erano tutte queste persone che salutavano i loro parenti che partivano per andare a cercare fortuna in America, lui salutava con le lacrime negli occhi, disperandosi. Per questa sorella che poi non ha mai più rivisto perché non l'ha più rivista, però lui scriveva, si scrivevano con queste lettere proprio con questa sorella che viveva lontano, a cui lui era legatissimo perché erano cresciuti insieme. Questo signore mi parla anche di un cagnolino che fedelmente lo seguiva ovunque. Questo cagnolino era con lui nel momento in cui avviene l'incidente. E quindi mi parla di questo cane al quale lui è veramente affezionato, dove ho la sensazione che capiti qualcosa. C'è Giovanna che dice: buonasera, ci sono alcune cose che corrispondono a mio nonno. Per cui Giovanna, dici di più, così magari se puoi riprendere queste evidenze che ti abbiamo dato fino a questo momento. Io vorrei anche aggiungere il nome di Mario, in famiglia. Io voglio tornare a casa di questo signore perché mi fa vedere che usava soltanto il telefono di casa, che in questi tempi noi siamo tutti con cellulare, invece lì proprio il telefono fisso. E poi la casa non è moderna, lui viveva i suoi ricordi, ha detto che è la casa piena di ricordi dei suoi familiari e album fotografico e alcuni oggetti delle persone che facevano parte della sua famiglia. E mi sta dicendo anche no, non soltanto le persone della famiglia, ma le persone che mi volevano bene e con quali ero in contatto, io comunque mantenevo più cose possibile perché ciò che è bello nella vita, cioè creare rapporto di amicizia per lui era molto importante. E poi mi sta dicendo ancora che i suoi nipoti conservano ancora la sua bicicletta, che adesso è tutta malandata perché lui aveva fatto un incidente con questa bicicletta, ma loro la conservano in casa come una reliquia del nonno e lui dice che spesso va a provare questa bicicletta, si mette proprio a cavallo di questa bicicletta che è lì conservata come una cosa che non si può toccare, lì che la guardano, la tengono conservata, ma nessuno può ovviamente usarla perché comunque è rotta, ma a lui è molto cara questa bicicletta che ha avuto da sempre, ecco. Allora, ho anche la sensazione che questo signore avesse al braccio sinistro, vicino al polso, quello che è una cicatrice dovuta all'incidente che fa. Non sono sicura, però l'uso di questa mano non è simile a prima dell'incidente. C'è proprio un qualcosa che riguarda, la sensazione che sia la parte del polso, comunque.
Mi porta anche ad occhio, visto che hai parlato dell'incidente, questa cicatrice, e sta toccando l'occhio, non so se è stato ferito o avevo un bel blu, però sento che anche la faccia è stata toccata. Proprio visto cieco, per cui ha perso la vista dell'incidente, l'ho detto all'inizio, proprio era cieco completamente, per cui prima andava in bicicletta e dopo non c'è potuto più andare perché ha perso la vista, perché è stato catapultato dalla bicicletta e ha perso la vista da entrambi gli occhi. Allora dice Barbara, mio bisnonno Mario era cieco, in ultimo abitava a Milano a casa dei suoi figli, mia nonna paterna era dei figli di, va bene, era severo, aveva i baffi bianchi ed è morto a più di 90 anni di età. Io lo ricordo poco perché era piccolissimo, ero piccolina. Invece Giovanna dice: andava in bicicletta e ci è andato fino ad età anziana. Aveva una coppola sempre in testa, portava il bastone negli ultimi periodi della sua vita. Aveva una sorella molto cara di nome Maria che si era trasferita negli Stati Uniti molti anni fa. Il cane sì, ma nessun incidente in tarda età. Il polso ha avuto un incidente perché è stato morso da un cane, nessuna cecità. Poi Barbara dice: era siciliano di origine e portava la coppola. Scusa, quando ha avuto non ha avuto un incidente? Ha avuto Ha un detto, ha incidente. avuto un incidente. Posso chiederti se quando ha avuto l'incidente ha avuto un trauma cranico? Posso chiederti questo? Perché così riusciamo a capire il discorso Ah, della vista. Giovanna aveva un coppola sempre in testa, una sorella molto cara di nome Maria che si era trasferita negli Stati Uniti. No, dice: nessun incidente in tarda età. Il polso ha avuto un incidente perché è stato morso da un cane. Però vediamo se risponde. Però interessante la cosa degli Stati Uniti con questa sorella con cui si scriveva, no? Sì, combatte anche il polso, però vediamo se ha avuto un trauma cranico, che allora potrebbe avere senso, e se in tarda età questo signore comunque vedeva poco. Però qualche difetto c'era, perché mi fa vedere proprio gonfio qui vicino all'occhio. Non so se magari potete ricordare, magari non è attaccato a qualche incidente di cui abbiamo parlato, ma le è successo qualcos'altro. Magari si è sbattuto la faccia, perché sento proprio gonfio. Magari conoscete qualche storia nella famiglia che quando era successo. Ok, perché Barbara c'è, dice che mio bisnonno Mario era cieco alla fine della sua vita, abitava a Milano a casa di sua figlia, che era la nonna paterna, era severo, aveva baffi bianchi ed è morto da più di 90 anni, io lo ricordo poco perché ero piccolissima. Dovrebbe però vedere se ad esempio gli può risultare i nomi che abbiamo dato, il polso, Il la polso lo persona riconosce che Giovanna e anche la sorella in America. allora attendiamo che possa dire qualcosa riguardo Però un dice: nessun trauma cranico dovuto ad incidente, ma una leggera ischemia e solita cataratta. allora sì. Cataratta, allora, ok. L'ischemia può creare delle difficoltà a livello visivo e la cataratta chiaramente crea delle. Allora sì. Lei Allora, riconosce il cane e tutto? lei riconosce, la nostra Giovanna, riconosce il cane. Il Allora, polso? il polso ha avuto un incidente perché è stato morso da un cane. I Ok, per nomi? cui i nomi, Giovanna, riconosci i nomi? Margherita dice la cataratta rende ciechi. Vabbè, comunque. I nomi non mi ha dato nessun nome, in realtà nessuno ha scritto dei nomi che abbiamo citato. Aveva detto la signora prima, Mio Mario. bisnonno Mario. Sì, e io mi ricordavo di aver sentito il nome Enrico, ma nessuno ci ha dato Vediamo se la scritto signora ci risponde un po', perché sennò ci cade il contatto. in realtà. No, però Giovanna credo che comunque abbia risposto, no?
Perché America è molto importante come evidenza e qua è proprio, diciamo, al 90% Sì, corrisponde. assolutamente. Edel ha detto Mario, ma solo Maria. Oddio, io lo sento un uomo. Sì. C'è qualcuno in famiglia che si chiama Mario? O Enrico? O anche una persona vicina che avesse uno dei due nomi? Ok, vogliamo andare avanti? Sì, magari tu gli dai il Sì, do il messaggio e poi messaggio, che è vediamo un se messaggio a risponde. carattere generale per tutti. Spesso noi non ci prendiamo tanto, non cura, ma non badiamo molto a quello che dicono gli anziani. Invece bisogna assolutamente, mi dice Enrico, essere sempre molto più compassionevoli verso gli anziani di quanto lo siamo fino a questo momento, perché anche loro bisogna pensare che hanno avuto una storia e hanno anche combattuto per la loro vita e aiutato le persone che poi oggi sono i loro figli e i loro nipoti. Enrico mi dice con il sorriso sulle labbra che lui è stato sempre un uomo allegro, ha fatto sempre sorridere tante persone e in questo periodo lui vorrebbe tanto essere con noi sulla terra proprio per aiutare tutte quelle persone, anche anziane, che soffrono, abbandonate da soli in un letto d'ospedale senza che nessuno li vada a trovare perché e questi anziani si sentono veramente molto soli. Per cui è proprio importante il messaggio che Enrico ci vuole dare questa sera è di compassione verso tutti, ovviamente, ma soprattutto in questo periodo, anche per le persone anziane, per coloro che soffrono, per coloro che sono da sole, perché è importante riuscire ad aiutare tutti e anche gli anziani. E volevo invece magari chiedere a Giacomo adesso come vanno le tue sperimentazioni. Ci vuoi far ascoltare qualcosa? Non ti sentiamo, Giacomo. Adesso mi sentite? Sì, chiaro e forte. Ok, se volete, siccome mi sono fermato un attimo perché volevo provare a mettervi anche le scritte così da poterle percepire un po' meglio. Ne ho una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Se volete, ve ne faccio sentire una adesso. Perfetto. Anche tutte e 10? Avete finito? Sì, Ah, per adesso. ok. Ah, boh. Allora, sì, dai. Vai tu un po' e Poi poi magari ne vediamo. facciamo un'altra. Allora, però vediamo, facciamo due test e vedete, ditemi come si sente. Intanto io così vi giro anche la cam, così riuscite a vedere il testo. Ditemi se si sente. Non si sente benissimo, dobbiamo dire. Allora, aspetta, perché il problema di avere 8.000 programmi aperti è proprio questo. Allora, microfono. Questo. Ok, riparto. Sente meglio adesso? Sì. Purtroppo qua. Ok. Allora. Va bene, partiamo così. Ho alzato un po' anche il volume, è il massimo che riusciamo a fare. Purtroppo, per chi ne mastica di computer, dovete capire che vanno in conflitto le varie applicazioni aperte. Quindi, quando il microfono viene tenuto aperto su diverse applicazioni, viene meno da un'altra parte. Allora, partiamo di nuovo da questa. Allora, questa dice: "Nella luce vi siete scelti, messi in groppa." Ok, un attimino solo che sposto questo. Questo dice Davide, messaggio porta, mando ciao a tutti. Ok, ditemi se... Ciao. Ok, sì, certo. perfetto. Allora andiamo avanti. Qua... Questa dice, ehi mamma, tienile, tienile. O è riferito a qualche mamma che magari vuole buttare via qualcosa, ma mi sta dicendo di non buttarle via. Come dice?
Faccio risentire. Magari la mia da scout di cui parlavamo prima. La faccio risentire. Ok. Dopo. Questa, spero che si senta bene perché era un po' disturbata. Questa dice: molto importante qui il ricordo, vivilo fratello. La faccio risentire. Ok. Sì. Allora andiamo avanti di qua, datemi un attimo. Ah, poi questa dice: sono solo Serena mi vede. Ma Serena può essere il nome? Sì. Sì. Però io non sono riuscito ad ascoltare le vostre canalizzazioni, quindi no, non lo so. Facciamolo sentire di nuovo questo. Avvicino un po' il microfono alla cassa. Là. Andiamo avanti. Allora, questa invece dice: siamo in pace. Poi questa dice: è anche abbastanza chiara, però non è riuscito a finirla. Ve la faccio leggere un attimo. Agli altri lì da basso, io sono un uomo, però non riesce a completarla. Dice: io sono un uomo, e si ferma. Oh, wow, questa è chiarissima. È molto chiara, però alla fine si è stroncata di colpo. Questa invece, Filippo sorride. E poi c'è questa che dice: io devo perdonarmi la morte, sì. Lo dice, la prima parte è molto veloce. Io devo perdonarmi la morte, sì. Ok. E questa notte questa voce parla, che è l'ultima. Come è chiaro? Sì, sì. Facciamoli ascoltare. Questa è molto molto chiara, sono contento che sia venuta fuori così. Ok, come vedete, mi sentite da questo? Sì. Le metafonie che si registrano durante le medianità pubbliche sono prettamente generali. Sono, diciamo così, un via vai di energie che vogliono interagire e lasciare ulteriori messaggi. Scusate, perché io mi guardo di lato quando la videocamera davanti. Vogliono interagire lasciando ulteriori messaggi già a quelli che stanno dando i medium. Poi molte volte ci sono, tipo il messaggio di prima dell'energia che diceva: io devo perdonarmi la morte, molto probabilmente era un'energia che ancora non accettava di essere andato dall'altra parte per non so quali motivi, però già il fatto che un'energia con determinati pensieri ancora sia venuta per riuscire a lasciare questo determinato messaggio vuol dire che ha bisogno di un piccolo conforto, visto che siamo una grande comunità, per riuscire a capire il prima possibile del perché lui sia andato dall'altra parte. Quindi magari questi gruppi grossi, come questa sera, servono a emanare delle vibrazioni che lui riesce a percepire da ognuno di voi, e sono vibrazioni positive per lo suo sviluppo. Ed è per quello che queste energie entrano e interagiscono in questo modo. Molte persone magari si possono anche spaventare, tra virgolette, lo dico, con questi determinati messaggi, perché uno pensa: oh mio Dio, ma vuol dire che non sta bene. Non vuol dire che non sta bene, anzi vuol dire che sta diventando molto consapevole del perché lui è lì, perché avere il coraggio di dire io devo perdonarmi la morte davanti, tra virgolette, parliamo a livello terreno a un grande pubblico, vuol dire che vuole un po' di comprensione e conforto da parte delle nostre vibrazioni, ecco questo.
Per il resto, dopo ci sono tanti messaggi che dicono, danno conferma appunto della sopravvivenza dopo il trapasso. Molto interessante, bravo. Grazie di questa spiegazione. Grazie. Grazie a voi. Bello. Vado? Sì. Allora, so di avere da parte del mondo spirituale un ragazzo. Un ragazzo che se ne va, allora lo devo spiegare perché è un po' particolare. Lui mi dice di aver avuto un incidente, ma non muore durante l'incidente, quindi ha un periodo in ospedale. Questo ragazzo ha una caratteristica molto forte, una fede. È un ragazzo giovane. Io non vorrei andare oltre i 25 anni, però è un ragazzo che ha una fede profonda. Ha un incidente, non muore durante l'incidente, ha un periodo in ospedale dove c'è una parte di incoscienza, coscienza, e poi però la sua situazione clinica peggiora e lui se ne va nel mondo spirituale. È un ragazzo molto posato. Ho la sensazione che in casa avesse un ruolo ben definito. Lo sento giovane, ma a livello caratteriale molto formato, come se fosse più grande rispetto all'età che ha, quasi si fosse assunto delle responsabilità in casa. Quando moriva in ospedale, perché sembra che è morto poi in ospedale dopo i traumi, mi sta parlando della mamma, la sta prendendo per la mano e sta cercando la mamma. Non lo so se magari nell'essere inconscio chiamava proprio mamma, mamma, e lei era vicino, sento proprio le parole pronunciate, anche con gli occhi chiusi. Senta questa mancanza della famiglia, perché mi sta parlando che non era un figlio unico, fratello, sorella, la mamma, sento che ha tre figli, mi sembra che ha riuscito a far nascere in questo mondo, però cercava solo lei. Mi fa sentire, mi fa toccare i capelli, c'era qualcosa legato ai capelli, sembra che erano molto corti, perché è come toccare un riccio, sì, che pungevano. Sento che aveva i flebi, sotto gli occhi aveva un po' blu, perché di solito quando si sbatte la testa si escono questi blu sotto occhi. Mi fa vedere il naso, non so se era rotto, ma me lo fa vedere. Di solito non è che mi danno così tanti dettagli, però magari questo è importante. L'incidente di questo ragazzo avviene in moto, mi sono dimenticata di dirlo un attimo fa. Un incidente dove lui in realtà non ha la parte del torto, e quindi è una dinamica che avviene a causa di un'altra situazione, ed è un'auto che fa una manovra improvvisa, e quindi è un qualcosa che avviene all'improvviso. C'è da parte sua il cercare di frenare ma non avere lo spazio, e quindi è una dinamica veloce dove però sostanzialmente da subito si capisce che la sua situazione è grave. E io vedo che questo incidente è avvenuto intorno alle 19, non era ancora buio, ma stava quasi per, non era la mattina, era comunque la sera, per cui sembra che questa macchina che gli abbia tagliato la strada non l'abbia visto, e quindi voglio dire, lui non ha avuto modo di frenare, quindi è andato proprio a sbattere con la testa. Portava il casco, sebbene poi il casco, io vedo questo casco che è rotolato via sull'asfalto,
e quindi lui ha avuto questa specie di trauma cranico. È stato sì portato in ospedale ed è stato lì per qualche tempo, ma lui sentiva e percepiva comunque, anche se non poteva parlare, i suoi familiari intorno e la mamma, ma c'era anche una sorella che era lì vicino a lui, che gli teneva la mano. E pare che sia spirato proprio mentre la sorella le desse la mano, quindi è come se lui fosse andato via nell'oltre mentre c'era questa sorella, che appunto gli dava la mano, e così è andato, ecco. Allora, è un ragazzo che mi dice che era particolarmente legato alla sorella. Ho la sensazione che tra loro due ci fosse un legame dove si aiutavano l'un con l'altro, di complicità. Mi dice anche che lui, sotto un certo aspetto, era, forse per questo sento da parte sua questa predisposizione alla fede, però la fede era qualcosa di più ampio. Quindi era interessato, per come li chiama adesso, lo dice sorridendo, a discorsi un po' più ampi, si faceva un po' delle domande e questo lo portava ad avere fede. Quindi era un ragazzo che in cuore suo credeva che ci fosse una realtà oltre questa. Non dico che studiava, però era affascinato e ne era interessato. Sì, infatti lo sento anche io e a casa vedo alcuni libri su argomenti non soltanto religiosi, parlando della fede, ma in generale ciò che può essere universo, paranormale. A lui avrebbe piaciuto questa cosa che stiamo facendo perché aveva la mente molto curiosa. E sento la parola gemelli. O nella famiglia c'erano dei gemelli, non so se lui era gemello di qualcuno. Non lo so, gemelli, che deve essere la chiave per qualcosa E di. io percepisco che lui, quando era su questa moto, era da solo, non aveva una persona dietro, e quando ha avuto l'incidente si è proprio sentito solo, perché mentre non sono arrivati i soccorsi, proprio si è sentito solo, anche perché appunto non c'era la mamma o la sorella vicino. Quindi poi dopo, quando invece li ha percepiti, perché non li ha visti con gli occhi fisici, li ha percepiti vicini, si è molto più rasserenato, e quindi si è lasciato comunque andare, ecco. Mi dice di aver fatto un percorso di studio, ma ho la sensazione che l'abbia interrotto perché non lo sento proprio così studioso, amante del passare il tempo sui libri. E quindi era più affascinato da cose che lo incuriosivano, però mi dice che per quanto riguarda la scuola, ciò che dice è ci avevo provato ma non ci sono riuscito. E lo dice sorridendo, ha questo modo quando combina qualcosa di, non so come dire, sdrammatizzare sorridendo, lo fa in un tono molto dolce, questa dinamica che ha fa sì che le persone non riescano ad essere arrabbiate con lui, quindi ha questo sorriso che. Allora c'è Daniela che dice: mio cugino aveva una sorella e due fratelli, ha avuto un incidente e non è morto subito, però si è tolto la vita dopo una settimana perché aveva i sensi di colpa. È morto il suo amico, evidentemente nell'incidente. Erano in macchina in una curva, aveva i capelli corti a spazzola, lui era come un capo famiglia perché la mamma non stava bene di mente, due zii gemelli. No, però abbiamo detto che questo ragazzo qui se ne va per un incidente in moto. Lui, quando ha questo incidente, non va nel mondo spirituale subito. Quindi c'è un periodo di incoscienza, di coscienza e poi di incoscienza dove se ne va nel mondo spirituale. E tutto corrisponde per questa cosa, tranne che lei, Daniela, dice che questo incidente è avvenuto in macchina. Sì, però parla anche di un'altra persona Sì, e poi parla che lui si toglie la dai vita. sensi di Questo colpa, sì, ragazzo fa no. vedere un ospedale e fa vedere un letto e quindi non è non stiamo parlando di lui. Vorrei dare anche il nome di Marco. Marco è un qualcuno che fa parte della vita di questo ragazzo.
Ok, c'è un'altra persona che scrive: l'ex fidanzato di mia nipote, morto in un incidente di moto, una donna gli ha tagliato la strada in macchina, era solo, non è morto subito, a volte tagliava i capelli cortissimi. Ma questo suo modo di essere, perché noi diamo delle evidenze e sono delle evidenze che ci aiutano poi a trovare la persona corretta. Questo ragazzo è anche un ragazzo che comunque ha una fede, è un ragazzo particolare, un ragazzo che, benché giovane, è più grande rispetto alla sua età, un ragazzo che sa prendersi le responsabilità, ha questi sorrisi spontanei dove è difficile rimanere arrabbiati. E questo desiderio della mamma del cercarlo, perché ciò che dice poi Slavi prima effettivamente lo fa sentire. C'è una sorella alla quale lui è particolarmente legato, Sì, hanno dice proprio questa persona, complicità. dice, ha una sorella più grande sposata con due figli. Questa storia dei gemelli, visto che stiamo parlando di un ragazzo abbastanza colto per tutto quello che è parapsicologico, prendiamolo largo, e se parlasse di un segno zodiacale, perché potrebbe essere qualcosa che le interessa, perciò cercate anche in quel Allora, modo. è vero Mariotti che ha dato alcune di queste evidenze, cioè se ci puoi per piacere dire se questa persona era una persona che comunque aveva fede, se era una persona spirituale, se era aperto a queste cose di cui noi parliamo su Bridges of Life, per esempio, se tu lo sai, l'ex fidanzato di mia nipote, morto di incidente in moto, una donna gli ha tagliato la strada in macchina. Era solo, non è morto subito, a volte portava i capelli cortissimi. E poi l'ultima cosa che ha detto, sperando che ci scriva ancora, ha una sorella più grande sposata con due figli. Poi ancora di questo ragazzo. C'è un'altra signora, scusami, Slavi, che dice: un ragazzo del mio paese è morto con un incidente in moto, una macchina gli ha tagliato la strada, è morto il giorno dopo, si chiamava Marco, aveva 20 anni e amava gli animali. Aveva una sorella, ha una sorella alla quale è legato, è un ragazzo che è andato a scuola, ha interrotto gli studi. Io ho la sensazione che un giorno, ci sto dentro stretta, però vediamo se ha una sorella. Ok, Slavi, dici. Sì, e poi questo ragazzo quando si vestiva particolarmente si curava, sceglieva dei vestiti, come sceglieva anche come vestirsi quando va con la moto, comprava proprio delle cose apposta, curava il suo casco, curava la moto, era molto appassionato di questo e mi fa vedere che sulla tele guardava anche le gare di moto, mi fa vedere un negozio di moto o dove ha comprato la sua moto personalmente o comunque aveva anche amici che adoravano questo mezzo di trasporto, diciamo, perché non vedo che soltanto lui tra amici aveva la moto, ma avevano anche magari un paio di altri suoi amici, perché ogni tanto uscivano insieme proprio con la moto. Ah, Adelmo dice, Adelmo dice che non sapeva se questa persona, questo ragazzo aveva fede, invece Antonietta dice che aveva una cultura universitaria e aveva anche una sorella più grande, faceva delle gare, ma non conosce i genitori. E poi invece c'è Angela che dice: sembra il marito di una mia cara amica in un incidente in moto provocato da una macchina che gli ha tagliato la strada, capelli corti, ma non so se aveva una sorella. Questo ragazzo qui è anche un ragazzo che mi dice che doveva avere un tatuaggio piccolo, proprio piccolo, e ho la sensazione che lo avesse sul polso. E dice ancora Adelmo: sì, era appassionato di moto. Quando c'è stato il funerale, i suoi amici l'hanno accompagnato con i rombi delle loro moto. Sì, ma Adelmo ha preso tutte le evidenze? No, Ok. Adelmo è no, è forse Antonietta.
che dice: un ragazzo del mio paese è morto con un incidente in moto, una macchina gli ha tagliato la strada, il giorno dopo è morto. Si chiamava Marco, aveva 20 anni, amava gli animali. E aveva una cultura universitaria, aveva la sorella più grande e faceva delle gare. È morto a giugno. Conosco i genitori, dice. Hai per caso informazione se sul polso lui avesse un tatuaggio piccolo? È una cosa molto piccola, non è una cosa di quelle che si vedono. È un tatuaggio piccolino, mi dice, che aveva. È interessante giugno, perché a giugno nascono i gemelli, però cioè, non so a che cosa legare, perché mi continua a parlare di questo, mi dà questa parola, si vede che per lui è importante. Importante. E poi mi sta parlando della mamma. Non credo che sto parlando di una famiglia molto benestante e che i genitori sono stati aiutati in qualche modo anche dai figli, si condivideva in famiglia tutto ciò che si guadagnava, loro prima investivano i genitori e poi dopo venivano anche, non so, in qualche modo rimborsate dai figli che sono diventate grandi. E in quel periodo, soprattutto dopo la morte di questo ragazzo, il suo pensiero è stato verso la famiglia perché avevano qualche problema legato proprio alle finanze. E questa sua morte con i funerali, eccetera, ha portato un po' proprio alla difficoltà, a livello dei soldi. No, non ci sono, a parte Antonella e Adelmo. Dice Adelmo: sì, era appassionato di moto, questo l'abbiamo letto, però non ci sono altre evidenze, per cui non lo so. Allora, avevo parlato del tatuaggio piccolo, o è una cosa che avevo che volevo fare, però la sua famiglia lo sa di questo tatuaggio che lui ha o voleva fare? E questa difficoltà, diciamo, scusate, torno a quello che mi continua a dire, quando ha preso la moto è stato un regalo che ha fatto sia a se stesso che anche la famiglia comunque ha investito e lui ci teneva tantissimo perché stare anche ringraziando che tutta la famiglia lo ha accontentato nella sua passione. Perché era appassionato delle moto ancora prima di averla preso. Perché qui c'è una signora, penso che sia Antonella. Allora, prima di tutto c'è Adelmo che dice: sì, era appassionato di moto, è questo. E poi c'era anche Antonella che prima diceva: che questo ragazzo era morto in moto. La signora che diceva che il ragazzo era andato nel mondo spirituale il giorno dopo. Aveva riconosciuto l'evidenza, il nome, la sorella, o non lo so. Antonietta, allora sì, dice che questo ragazzo si chiama Marco, come mi pare che avessi detto tu, no? Sì. C'ha una sorella più grande, Ok, ci siamo. però non sa se aveva fede, però ha una cultura universitaria. Sì, la fede la metto nella. Allora, per fede non intendo che questo ragazzo Andava in chiesa. andasse in chiesa tutte le domeniche. Per fede intendo che lui aveva la curiosità, come capita a tante persone, di voler sapere di argomenti che possano riguardare l'aldilà. Ha una mente molto aperta questo ragazzo. Poi non so se abbiamo detto che questo ragazzo era moro, quindi scuro di capelli, perché dice: sì, Marco era moro. Sì, non avevamo fatto una descrizione fisica, mi sembra, però è scuro di capelli, non è chiaro. Vabbè, io do il messaggio, poi Sì. comunque le evidenze le abbiamo date e sicuramente magari questa signora può chiedere ai genitori, così ne ha, su ciò che abbiamo detto che non è al corrente può
o comunque anche trasmettere il messaggio. È un ragazzo dolcissimo, è un ragazzo che arriva con il sorriso ed è un ragazzo che dice: vedi, la mia famiglia ancora piange, ma io sono felice perché sto bene. Loro devono sapere che io effettivamente continuo a fare tutto quello che desideravo fare. E c'è la sorella che mi dice: ancora non ha superato quello che è il loro distacco, e sorridendo dice: ma io gioco ancora con lei. Quindi ho la sensazione che gli si avvicini a casa e che comunque si faccia avvertire facendogli degli scherzi, perché usa proprio il termine: io gioco ancora con lei. È un ragazzo che vuole far sapere alla sua famiglia che continua a sorridere come ha sempre sorriso nella vita. Lui nella vita sorrideva sempre, ma questo modo di riuscire a sdrammatizzare, a far sorridere anche quando uno era arrabbiato, e lui dice: io lo faccio ancora, anche se sono nell'aldilà, e dice: quando vedo che avete discussioni, io vi guardo e sorrido. E quindi manda proprio tutto il suo amore. Ok, Grazie. bene, grazie, grazie a voi tutti. Sentiamo ancora Giacomo. Giacomo. Oh, no, la signora, però vabbè, ok. Ah, vuoi ancora parlare? Vai, Slavi. E velocissimo, scusate, perché già da un po' che qua, se mi risponderanno anche velocemente, che così chiudiamo perché veramente siamo overtime, ho qui una signora, una nonna, che arriva dai paesi del nord, perciò mi ha fatto fissare la matrioska che ho qua sulla mensola e mi parlavo una lingua straniera, però non è russo. Per me potrebbe essere o romeno, ma qualcosa abbastanza simile alla mia lingua. Però quando ho chiesto: ma sei russa? Lei: no, 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 non sono russa. Vabbè. E allora ungherese o Romania? E mi sta dicendo che sta cercando la nipote che è trasferita dal suo paese di origine e che non ha partecipato al funerale della nonna che è morta nel suo paese. Sembra che la nonna per tutta la vita è mai andata all'estero e sempre vissuto lì nel suo paese. Era una donna proprio delle tradizioni, perché mi fa vedere quasi quasi si vestiva in costume nazionale. Non è così, però era comunque delle vecchie tradizioni. Mi sta parlando della mamma, perciò credo che sto parlando della mamma della mamma. E la nonna molto dispiaciuto perché da tanto tempo che la sua nipote, che è di qua, non va a visitare il suo paese di origine, perché dice: guarda che ce l'hai sangue lì dalle nostre parti, ricordi i campi, vorrei che tu ricordi i fiori, ciò che odore del nostro paese, perché ogni tanto tu lo sogni. Lo senti proprio nelle tue vene e dici: parli anche poco la tua lingua adesso, però è la lingua del tuo grande paese, cioè la nonna molto patriota che ho trovato qui, no? È trapassato da vecchiaia, perché mi sta dicendo che comunque il suo corpo è già consumato, e mi sta dicendo che da tanti anni che non ha visto la nipote. Non so se è una decina di anni tutti, magari un po' meno, ma comunque siamo lì a quell'età lì. E mi fa vedere dei fiori, fiori, ma sono fiori di campo, bellissimi. Mi fa vedere corona di fiori, magari quello che facevano insieme. Sì, però comunque sono sicura che è una signora del nord, i paesi combaciati con la Russia. Qua dice solamente la signora, dice magari è polacca, però poi non aggiunge altro, per cui non sappiamo se tutte le cose che tu hai detto corrispondono a qualche cosa, per cui Emanuela, se riesci magari a ritrovare, qualcuno di voi ritrova le evidenze che Slavi ci ha detto. Sì. E
Se per favore dite qualcosa perché la signora continua e mi fa agitare perché lei è entrata qui nel paese per lei completamente sconosciuto e ha detto non ho mai viaggiato nella vita mia e adesso sto entrando nel paese che non conosco. Ok? Questa signora quando era leggermente più giovane, però intorno alla cinquantina, 56, 57 anni, ha sempre amato tanto i fiori e in un periodo particolare della sua vita andava nei campi e andava proprio a cogliere dei fiori di campagna che gli piaceva molto e questa cosa la faceva stare bene, le ricordava anche ancora quando era piccola, che i genitori evidentemente vivevano in campagna e sentivano proprio il profumo di questi fiori. Ecco, perciò se qualcuno sente, per favore, di dare un messaggio, magari a una. Non credo che qui c'è la nipote che sta ascoltando, però sicuramente la conoscete, però io continuo a sentire Romania, Romania, non lo so, mi dà questa sensazione. Sì, Romania. Una cosa, ascoltiamo Giacomo un po', magari c'è qualcuno che riconosce questa signora e poi ritorniamo da lei. No, io che ti hanno lasciato in registrazione, che ce l'ho qua la traccia, però è lunga lunga e devo analizzarla tutta. Quindi andate avanti con calma, poi nella prossima volta. Ormai siamo già oltrepassato il tempo, sono le 23:02. Non hai altro da farci No, ascoltare? no, non ho altro stasera, no, Vediamo assolutamente. se riusciamo a trovarlo. È una signora che si pone in un modo molto deciso. Vorrei dire che caratterialmente è una signora che quando decide una cosa difficilmente si riesce a fargli cambiare idea e quindi ha un tono di insistenza perché dice: No, qualcuno la conosce, mia nipote, vengo apposta perché so che c'è qualcuno che la conosce. So che sua nipote è da diverso tempo che è via da casa sua intendo il paese, quindi si parla proprio di anni. Ho la sensazione che la nipote si sia proprio fatta, non so come dire, una famiglia e che quindi risieda in Italia ed è diventato praticamente il posto dove lei vuole stare. Sì, e non tornava da tanto tempo lì nel paese suo, però ha sognato la nonna perché ha detto l'unico modo per poter comunicare, lei mi sogna ogni tanto. Io so che la nipote è molto dispiaciuta di tutto ciò, però non ha avuto, mi sta dicendo, non ha avuto il coraggio di tornare. Non lo so che situazione era, si vede che magari c'era qualcosa di complicato, non ha avuto il coraggio. Però io sento anche che la nipote non è collegata con noi, sono sicuro che c'è qualcuno qui che la conosce. Sì, però la signora non aveva altre possibilità di poter parlare e allora per favore se potete in qualche modo portare il messaggio, che poverina. A me vengono in mente le marmellate e quindi la marmellata. La marmellata come un qualcosa che questa signora faceva, le marmellate. E quindi è un qualcosa che riporta indietro a parecchi anni fa. Questa signora era proprio brava, faceva. Sto vedendo tanti vasetti di marmellata. E allora, ci sono delle persone che mi chiedono come si chiamava la nipote, ma possiamo dare questa evidenza, nel senso che io ho un'amica rumena, ma non è tanti anni che non torna, poi che non torna evidentemente in Romania. Poi un'altra signora mi chiede, si chiama Valentina la nipote, un'altra dice, o per caso si chiamava Adele, ma. Mi dispiace, io personalmente non sento il nome, però la lingua che non conosco, non ho mai parlato questa lingua, no, proprio non è lingua né russa né qualcosa che suona simile, perché mi fa vedere anche nella scrittura come fosse sopra una C potrebbe essere come una V piccola italiana, però è proprio il modo di scrivere C, ma in Russia non esiste un alfabeto di genere. Ok.
E poi mi sta parlando della guerra, perché la famiglia ha vissuto perdite delle persone nella guerra. È molto probabile che questa signora ha perso i membri della sua famiglia, un fratello, un padre. Mi sta parlando dei maschi che sono andati proprio nella guerra. Signora che dice solo che questa nipote, non so, la nipote si chiama Agnieszka, però dice solo questo, non è che ha riconosciuto tutte le altre evidenze, per cui non lo so. Ok, la nonna mi fa vedere che abitava vicino capitale, sta dicendo, vicino capitale, non proprio nella capitale, ma vicino. Cristina dice: sono rumena, sono stato l'anno scorso in Romania, ma non sono stata a trovarla da tantissimi anni. Ah. Però non sappiamo, voglio dire. Le marmellate Le marmellate, i ti fiori, i ricordano campi di qualcosa? fiori, ti ricordano qualcosa, Cristina? E ragazze, noi non possiamo dare l'evidenza del nome, è inutile che fate e continuate a dirci si chiama. Che non lo sappiamo, Se quindi se non lo dicono, non lo dicono, non. non sappiamo i nomi. Per cui, se voi riconoscete le evidenze che i medium vi stanno dando, allora magari possiamo poi vedere un poco in profondità questo. Ok, allora ricapito velocemente. Una signora, una nonna, trapassata anziana, da moltissimo tempo non ha visto la sua nipote, che non è riuscito a venire a trovarla, visto che si è trasferito all'estero in Italia. Magari va a vedere questi 10 anni, non lo so se è da 10 anni che non è andata o cosa erano 10 anni, comunque importanti come la tempistica. Poi mi racconta della sua famiglia che ha perso membri della famiglia nella guerra, che è una nonna molto patriota del paese, che le è dispiaciuto moltissimo di non vedere la nipote per il funerale. Poi sta raccontando che faceva marmellata e che viveva vicino capitale. Io credo che sto parlando comunque della Romania perché mi sento sempre questa parola. Poi cosa abbiamo detto ancora, Edel? Che la nonna non si è mai spostata, non ha mai viaggiato, non ha mai. Infatti, per lei l'unico viaggio che ha fatto è qua adesso, in questo modo. Cos'è che era ancora? Comunque, campo di fiori, e corona delle margherite, perché sono proprio margherite dei piccoli, non so, questi fiori violette. Il carattere testardo, che non, Sì. se voleva qualcosa non cambiava idea, proprio testarda lei, ti devo dire. Sì, che trapassato perché era già una signora anziana. Però mi sta parlando un po' della demenza, ma poca. Infatti non è quella era causa di trapasso, però dice sì, stavo dimenticando un pochettino delle cose, ma piccole cose, non grave, perciò non, però per lei che era un grandissimo disturbo, visto che la persona, la signora che teneva tutto sempre sotto il controllo, perciò dimenticare piccole cose per lei era un po' difficile. Allora, Marinella ci dice: ho seguito nel lavoro in ospedale una certa Agnieszka diversi anni fa. Era malata terminale e tornò in Romania. Bionda, occhi azzurri, leggermente in sovrappeso, di carattere dolcissimo, anche se tenace, col tumore al cervello. Ma questa donna ha detto che tu non era mai Non ho mai vissuta, non viaggiato. era mai viaggiata. L'informazione che ho dato subito. No, non ha mai viaggiato e non è mai stata da nessuna parte, quindi non è la sua.
Sì, facciamo una cosa. Questa signora che è venuta dal mondo spirituale vuole tantissimo salutare la nipote e dire che c'erano delle circostanze con quale nipote non è potuto tornare nel paese e lei lo comprende e le manda comunque il suo amore dice di non avere sensi di colpa per tutta questa cosa qua, assolutamente no. E che se lei non è riuscita a venire a trovarlo, che la nonna cerca sempre diverse modalità per poter incontrarsi e ha fatto oggi proprio una cosa impossibile per lei, ma è qui. Infatti, perciò per favore, magari riascoltando, se avete qualche dubbio e potete mandare questo messaggio a qualcuno, fate rivedere magari questo pezzo della diretta perché la persona interessata potrebbe darvi più conferme, visto che magari potete non sapere dei particolari. Allora, noi con questa tua ultima messaggio dobbiamo concludere la nostra serata. Erano circa 220 persone che ci guardavano a un certo punto, siamo molto contenti di questo e volevamo, già come è andato via, non sappiamo, non è potuto più rientrare, lo ringraziamo per i suoi messaggi di metafonia. Sono sicuro che poi lui ci scriverà il lungo messaggio che ha percepito e volevamo raccontarvi di due cose. La prima è che a metà novembre noi vorremmo fare una dimostrazione pubblica di medianità per beneficenza per aiutare dei bambini italiani orfani che sono in difficoltà per il Natale che poi si avvicina. Quindi vi faremo sapere delle date, però questa sarà una dimostrazione a pagamento, ad offerta, credo, libera per le persone per questi bambini appunto che sono orfani. E quindi vogliamo aiutare questi bambini. La seconda è che ci rivedremo mercoledì 28 ottobre alle 21:30. Ringraziamo Giacomo Sinagra che è andato via, Slavi Gering, grazie sempre, Edel Caris Grazie. e io E grazie. grazie, grazie, grazie a tutte. Grazie a Grazie tutti per averci seguito e ci siamo, ovviamente ringraziamo sempre il mondo spirituale, le 220 persone e le altre persone che vivono nell'oltre che sono state con noi e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti voi e buonanotte. a tutti. Ciao. Buonanotte, grazie. Ciao. Ciao, ciao.